Via le reti, via le reti. Senza filtri. Adesso, ragazzi, parliamo di Spinelli. Allora, voi, cari ascoltatori che siete alle prime armi, vi fate un tiro di uno spinello. Noi qua ne abbiamo due. È il cognome, tra l'altro, e saranno condannati, immagino, dai tempi delle medie, da questo cognome. No, vi avranno... Battuta più bella sul vostro cognome Spinelli, qual è? No, la risposta era... Ma ti chiami Spinelli? Sì, un nome e una tradizione. Tra l'altro, parenti di Spinelli, quello lì di Toti, della Liguria. Però vi abbiamo invitato per chiedervi dei soldi, ragazzi, perché lì c'è un sacco di soldi, il porto, le cose, sento robe di milioni. Esatto. Cosa ci avete portato? No, voi siete siciliani. Noi siamo siciliani. Niente. Quelli non parlano. Noi non sappiamo niente. Noi non sappiamo, abbiamo visto. No, allora, ragazzi, sono. Allora, intanto volevo dire, Marco Spinelli lavorava anche a Radio DJ. Sì. Dopodiché perché guardi me? No, perché quando io dico le cose, quando te vedessi dico una cazzata. Come i vecchi. Ho detto meglio. Okay. Sì, sì. Lavorava anche a Radio DJ. Sì. Poi si è fatto dare una gran liquidazione. Sì. Ma proprio. Una mattina, ragazzi, ascoltatori, sì, vengo in radio e sento pim pim pim. Sì. Il camion in retro. Stavano dando i soldi a Spinelli da TFR bonus con Nicola Porco Giuda, devo portare. Esatto. Va bene. Esatto. Questo no, per dire che l'avevamo già sentito, perché lui adesso si occupa di cose molto importanti sull'ambiente. Mm-hmm. L'avevamo anche, diciamo, aiutato, cioè dato un po' di visibilità, non abbiamo fatto niente lì. No. Su queste reti da pesca delle navi, così, che restano sul fondo e rovinano il fondo marino. Mm-hmm. Questo era il tema. Corretto. Oggi, però, c'è anche il fratello Andrea. Mm-hmm. Che lui, a differenza. Oh, tra l'altro, ragazze, cioè, andate a cercarveli su Instagram, c'hanno degli occhi proprio quei siciliani lì alla Giannini, capito? Alla Giancarlo Giannini. Belli, proprio sanno di polpo poi, crudo in faccia, non so come dire, di salsedine, sì. Di quel Mediterraneo meraviglioso, no? Di quel... È 10. Mamma mia, come mi voglia di farmi subito uno spaghetto con le cozze, le vongole. Allora, il fratello, che è quello che ha studiato, diciamo, perché lui, esatto, è scienziato, sì. Vive a Valencia. Sì, vivo a Valencia. A Valencia, la paella, tutto. E adesso invece, visto che oggi è la giornata dell'ambiente, vi abbiamo richiamato volentieri, perché di che cosa vi occupate, ragazzi? E ci occupiamo in generale di mare. Oh. È quello che amiamo di più, siamo cresciuti in mare e continuiamo a farlo. Io un po' più per la parte di ricerca scientifica, di conservazione, e con Marco abbiamo unito, ecco, questa sua grande capacità di comunicare, di saper trasmettere e lui comunicare. È la parte digitale. E lui è la parte digitale. Si vede. Così, che è digitale, non lo so, che è digitale. Lui è lo scienziato. Lui è ancora invece come le pubblicità di Dolce Gabbana, sì, riprende il polpo con la mano, se lo uccide coi denti. Tipico da biologo marino. Pratica consigliata. Adesso di che cosa vi occupate? Esatto. Adesso ci occupiamo in parte, continuiamo a lavorare con le reti fantasma, continuiamo a lavorare anche, soprattutto anche con gli squali, che sono i nostri, attenzione, animali preferiti, quelli che abbiamo sempre amato sin da bambini e che soprattutto ad oggi stanno soffrendo tanto. Subiscono la macchina del fango, gli squali, nel senso che il squalo viene sempre raccontato nei film e nelle cose come questo predatore che ammazza, demonizzato, gli esseri umani, così. Sì. In realtà, cari ascoltatori, mi hanno insegnato una cosa questa mattina, che noi lo mangiamo senza saperlo. Cioè, noi, ragazzi, mangiamo lo squalo, non è lui che mangia. Quanto noi siamo figli, ma siamo noi che mangiamo lui. Scusa, come mai noi mangiamo lo squalo? Perché mica non è che vado al supermercato e dico: mi dà due etti di squalo, cioè, sì, te ne taglio uno appena per te. Ma quale squalo? Squello. C'è tantissima disinformazione, eh? E questo perché lo squalo è stato demonizzato negli ultimi 50 anni. Se tu vai al supermercato e compri trancio di verdesca, trancio di palombo, trancio di smeriglio e così via, sono tutti squali. Ma non lo sai, non perché sia illegale o ci sia una frode alimentare, semplicemente non lo sai. Perché non c'è scritto squalo due punti palombo, esatto. Hai mai visto, è il nome dello squalo. Hai mai visto la figura dello squalo su un'etichetta? No, o su... non c'è. No. Perché se no non venderebbe. Perché uno non se lo compra lo squalo se lo vede, probabilmente. Ma infatti tantissime persone che mangiano trancio di non sanno che ha mangiato lo squalo. Esatto. Ma qual è il problema nel mangiare lo squalo? È un animale a rischio. Estinguendo. Ok, questo volevo capire, perché sì, se no sta scomparendo. È semplicemente un piccolo dettaglio, okay. È l'animale al vertice della catena alimentare. Alla così faccia. Sì, e se scompare quello, diciamo che la catena alimentare può avere degli squali
squilibri gravi, e già ce ne siamo accorti nel mondo e nel mare, dove sono scomparse le barriere coralline, e la causa era la mancanza degli squali. Che relazione c'è tra lo squalo e la barriera corallina? C'è la relazione, perché essendo al vertice della catena alimentare, quando scompare lo squalo cominciano a riprodursi altri pesci che non vengono predati dagli squali, che sono a loro volta gli erbivori che si nutrono delle alghe che crescono sui coralli. Queste alghe si riproducono ancora di più e soffocano letteralmente le barriere coralline, dove scompaiono. Qui un ascoltatore o ascoltatrice, perdonami, dice che il fish and chips è squalo. Sì, ha proprio storicamente ragione. Storicamente. Ma scusa, ma sì, non sì, è... Sì. Fish and chips, merluzzo. Però durante il corso degli anni il merluzzo è stato utilizzato così tanto che le popolazioni sono quasi scomparse e si è cominciato a utilizzare lo squalo. E ormai è davvero difficilissimo trovare il fish and chips originale. Brighton lì, Brighton, io andavo a fare il chip e ho mangiato lo squalo. E quindi adesso perché poi tra l'altro lo squalo appunto sembra sempre che attacchi l'uomo, e poi in realtà vedi anche delle foto di persone che vanno in vacanza e nuotano negli squali. Ma posso dirti una roba al volo? 100 milioni di squali uccisi ogni anno dall'uomo, 6, 7, 8 incidenti invece da squalo che ha un incidente con l'uomo. Alla fine siamo sempre noi i più predatori dei predatori. Ma noi siamo in cima alla catena alimentare? Dello squalo? Ci siamo messi noi lì, perché l'essere umano a un certo punto, dopo che si è fatto gli spaghetti, la pizza, le cose, i pomodori, così, poi a lui gli piace andare dappertutto se si può mangiare. Cioè, quindi va sott'acqua e dice, ma quella lì che si può mangiare, assaggia. Ma quella, i ditalini, come si chiamano, i datterini lì? Come, i datteri di mare. Datteri di mare. Sì. Quello si può, tutto quello che si scava, noi abbiamo fame, figa, l'uomo ha fame. Va ovunque, va bene. Rimanete qua, ragazzi. Ok. Per forza. Vabbè. Follow the sun, per forza. Chi è che fa i filtri meglio di voi due? I filtri piccolini. I filtri lo fate piccoli. Follow the sun. Kevin Rudd. Come possiamo aiutarvi, ragazzi, allora, con questa, diciamo, nuova iniziativa e tutte quelle che avete, diciamo, a cuore, che sono comunque sempre rivolte all'oceano, che ricordiamo domenica, sabato scusatemi, è la giornata mondiale dell'oceano. Infatti sarà un oceano di persone alla festa di Radio DJ. In particolare. Come possiamo aiutarvi, Andrea e Marco? Il nostro obiettivo per il 2025 è mettere su una vera e propria associazione di conservazione. Quindi mi sa che inizieremo con dei grandi progetti, visto il nuovo anno. E inoltre una chicca, dal 14 al 30 giugno io sarò in Sicilia a bordo di un van per ripulire le coste dalla plastica, ed è una vera e propria chiamata alle armi. Quindi chi vuole andare a fare questa raccolta della plastica, e dove troviamo però tutte le tappe? Sul mio profilo, il progetto si chiama Coste Nascoste, e c'è un vero e proprio calendario con gli appuntamenti, gli orari. Il tuo profilo è Marco Spinelli? Marco Spinelli. Ciao, mi chiamo Spinelli. Si chiama così, ciao. Mi chiamo Francesco. Puttana la maestra. Sempre quello. Ok, eccoti qua, va bene. Allora, sì. Tra l'altro, scusate, magari mi sono persa io, ma possiamo dire che Marco è stato candidato come? No. Come ci sono ci sei, ci rientro, non so come. Candidato a che 30, cosa? Top, no, 100, top 100 under 30 Forbes. Scusa. Ragazzi. Wow! Forbes. Bello, io ho chiamato e ho detto, ragazzi, vi siete sbagliati. È mio fratello Valenza, quello che ha studiato. Sono allora, io intanto vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie. Veniamo. Adesso dico, chiedi che van hai, voglio sapere. Perché a proposito della catena alimentare, siccome io ho un van senza il bagno, e io, diciamo, mi metto là in cima la mattina, io qui mi sveglio, faccio colazione e dico: do da mangiare alle formiche o do da mangiare ai pesci? E mi do quella là. Ma come fai, nuotando? Cioè, vai a largo e è? Oppure rilassato? Ragazzi, sono selvatico. Non sono selvaggio. Io non sono un selvaggio, io sono un borghese. Certo. Io sono selvatico. E vado a raccogliere la plastica con i ragazzi. Ottimo, bravo.